Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Oggi ricettina che riscalda il cuore, visto il clima freddino, andiamo a fare un goulash ungherese. Se non lo conoscete, non è nient'altro che una sorta di spezzatina al pomodoro con peperoni e patate che si fa di solito in Ungheria. Io l'ho conosciuto qui in Germania ed è davvero buonissimo. Ma prima di lasciarvi alla ricetta vi ricordo che mi trovate anche sui social Instagram, Pinterest e Facebook e anche Telegram, dove potete comunicare in tempo reale con me. Ovviamente la ricetta la troverete scritta nel blog e tutti gli attrezzi che utilizzo li troverete anche giù scritti nell'info box. Vi lascio agli ingredienti e alla ricetta, a dopo. Guardate che tenero, ragazzi, buonissimo. Per fare il nostro goulash dobbiamo partire da una carne buona, ovvero io sto utilizzando una parte di vitello che è la spalla, che è piena di nervi e c'è pure un po' di grasso. Ovviamente a me già me l'ha tagliata il mio macellaio di fiducia, se vedete qualche pezzo più grosso lo potete pure tagliare in due. Come vedete è piena di nervi, quindi sto utilizzando 1 chilo di carne della spalla. Poi utilizzo 3 peperoni, se ce l'avete tutti rossi ancora meglio, io non ce l'avevo, va bene così. Poi utilizzo la regola, in realtà per il goulash ungherese direbbe tanto quanto cipolla e carne, ma a noi non piace così forte, o meglio a mio marito, quindi vado a mettere solo 500 grammi di cipolle che adesso lo andrò a tagliare. Io lo farò anche con peperoni e patate, quindi vado a mettere 700 grammi di patate, che già le metto da parte. 700 ml di brodo di carne, dell'olio extravergine di oliva, io utilizzo il mio ferlito ovviamente, quanto basta, 2 cucchiai di zucchero, 1,5 cucchiai in realtà, 1 cucchiaio di aceto di vino bianco, la scorza grattugiata di un limone, del concentrato di pomodoro 2 cucchiai, poi abbiamo bisogno come aromi 2 fogli di alloro, 1 cucchiaio grande di paprika dolce, 1 cucchiaino di cumino e 1 cucchiaino di pepe bianco. E ovviamente andremo a sfumare anche con 1 bicchiere di vino rosso. E andiamo ad utilizzare anche 3 spicchi d'aglio, ragazzi, che ho dimenticato di esporre. Quindi per prima cosa andiamo ad affettarci le cipolle. Io sto utilizzando una mandorlina e le faccio dello spessore di 4 mm. Ecco, così, di questo spessore. Ovviamente tutti gli attrezzi che utilizzo li trovate giù nell'info box, come sempre. Quindi andiamoci a grattugiare anche la scorza del limone biologico. Questo servirà ad andare a bilanciare l'acidità che c'è all'interno del nostro goulash. E passiamo ai fornelli, quindi andiamo a accendere la nostra cucina ad una fiamma medio-alta e andiamo ad inserire per prima cosa nella nostra pentola, io ne utilizzo una a pressione, ma potete farla in una normalissima pentola, cambieranno solo un pochettino i tempi di cottura, e andiamo a mettere lo zucchero, aspettiamo che si caramellizzi completamente, diventi un po' scurino, abbassiamo la fiamma e andiamo a sfumare con l'aceto. Questo procedimento servirà a rendere le nostre cipolle caramellate, quindi andiamo ad inserire anche le nostre cipolle tagliate a rondelle e andiamo a mettere anche 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Io utilizzo il mio olio extravergine di oliva ferlito, tutto siciliano, estratto a freddo, del quale vi lascerò il link giù nell'info box per maggiori informazioni, e se decidete di acquistarlo potete risparmiare il 5% utilizzando il mio codice sconto La Cucina del Cuore 5. Quindi andiamo a fare appassire le nostre cipolle ad una fiamma medio alta, devono diventare scurette ma non bruciate. Ci vorranno all'incirca 10 minuti a fiamma medio-alta, ovviamente mescolate sempre.
E nel frattempo andiamoci ad occupare di andare a lavare e a tagliare a cubetti i nostri peperoni. Ovviamente non fateli troppo piccoli, non devono essere nemmeno perfetti, eliminate le parti bianche che renderebbero il vostro goulash amaro e proseguiamo così per tutti. Ovviamente non vi dimenticate di mescolare la vostra cipolla, che non deve bruciarsi ma deve appassire e diventare un po' più scura, come vi ho detto prima. Quindi occupiamoci anche delle patate e andiamo prima a pelarle, poi a lavarle e poi anche a tagliarle a cubetti. Io le faccio dello spessore di circa 2 cm. Ovviamente potete decidere di farle più grandi o più piccole a secondo dei vostri gusti. E come potete notare, la nostra cipolla si è ben colorata ed è ben appassita ma non bruciata, quindi andiamo ad inserire la carne. Ovviamente qui è un'operazione importante da fare perché dobbiamo fissare l'esterno della carne in modo da poi trattenere tutti i succhi al suo interno. Questa operazione si chiama reazione di Maillard e si ottiene a partire da una temperatura di 140 gradi. Se la fate a temperature più basse andrete solo a bollire la carne e non a fissare l'esterno della carne. Mi raccomando, è un'operazione importantissima. Quindi lasciamo cuocere per 2 minuti e poi andiamo a mescolare di tanto in tanto in modo da fare fissare la carne da tutti i lati. E adesso che la nostra carne si è ben rosolata, andiamo ad unire anche, per farlo tostare, 3 cucchiai di concentrato di pomodoro. Io in realtà avevo detto 2, ma poi ne ho utilizzato 3 e vi ho scritto anche 3. Quindi andiamo a mescolare e lasciamo tostare così per 2 minuti circa. Questo rilascerà un sapore ancora più buono al nostro goulash. E trascorsi ancora 2 minuti andiamo ad unire anche il vino e andiamo a sfumare. Quando non sentiremo più l'odore dell'alcol, quindi del vino, andremo ad aggiungere anche i peperoni. E guardate già che bei colori, già mi viene fame solo a guardare così. Vado ad unire anche il brodo di carne e anche tutti gli aromi. Quindi qui non vedrete che metto l'aglio perché l'ho dimenticato, ragazzi, ma in realtà ci starebbe 3 spicchi di aglio grattugiati oppure tagliati sottilissimamente, poi anche del cumino, la paprika dolce, la scorza grattugiata del limone, il pepe bianco e in realtà, ragazzi, vi voglio dire che il cumino ci starebbe in quantità più elevate. Siccome ai miei bimbi non piace, ne vado a mettere di meno per non fargli sentire troppo il sapore forte. Però in realtà il goulash ungherese prevede una grossa quantità di cumino. Quindi vado a coprire con il mio coperchio, come potete notare sto utilizzando una pentola a pressione, ma per la prima oretta la vado ad utilizzare come una normalissima pentola perché mi piace fare cuocere la carne molto lentamente. Quando inizio a sfiatare da qui calcolerò un'ora di tempo esatto. Dopodiché lo vado ad aprire, vado a controllare un po' la carne, vado a mescolare ovviamente e andrò ad aggiungere anche le patate. Però se utilizzate una pentola normale, dal momento che arriva a bollire calcolate 2 ore a fiamma bassissima. Calcolate che su un'induzione che arriva a 9, perché la mia cucina è a induzione, io la metto a 2,5 di potenza. Questo perché la carne deve cuocersi molto lentamente. Trascorse le 2 ore andrò ad aggiungere anche le patate.
Questo per quanto riguarda una pentola normale. Se invece utilizziamo una pentola a pressione, dopo un'ora a fiamma bassa, vado ad unire le mie patate e lo faccio cuocere ancora per un'ora a fiamma media. Quindi, trascorsa un'ora da me con la pentola a pressione e se ho utilizzato una pentola normale 2 ore, andiamo ad aprire il coperchio e andiamo a controllare la carne. Guardate, già si sta intenerendo. Andiamo ad aggiungere le patate e lasciamo cuocere così ancora un'oretta circa. Poi può essere 45 minuti come può essere un'ora e mezza, ragazzi, ok? Come potete notare, la carne qui è ancora un po' duretta. Io con la pentola a pressione adesso, dopo aver inserito il coperchio e averlo chiuso, vado a mettere la fiamma a media. Ma voi che li cuocete a nella pentola normale, lasciate la cucina al minimo. Per rendere la carne tenera, come poi vedrete dopo, che si taglia con la forchetta, bisognerà cuocere a temperature molto basse. Questo è fondamentale e per lunghi tempi, ragazzi. Un goulash fatto per bene in un'ora non lo potete ottenere, a meno che non utilizzate la pentola a pressione. Stavo quasi per dimenticare di dirvi che ovviamente dobbiamo salare quanto basta quando aggiungiamo le patate. È trascorsa ancora un'ora, ecco qui il nostro goulash pronto. In tutto ci sono voluti per una pentola normale 3 ore, ragazzi, di cottura minimo gliele dovete dare. Guardate quanto è tenera la carne. Io adesso vado a schiacciarmi un po' di patate. Ovviamente potete evitare questo passaggio, ma io lo faccio per rendere la salsina ancora più cremosa. Non lo faccio con tutte le patate, ma solo con alcune. E vado ad impiattare e buon appetito! E questa è la mia versione del goulash ungherese, spero che vi sia piaciuto. Ovviamente io metto patate e peperoni, ma potete non metterli se non vi piacciono. Vi ricordo che l'olio extravergine di oliva ferlito lo troverete con il 5% di sconto se utilizzate il mio codice sconto La Cucina del Cuore 5, e la spedizione è gratuita a partire da 10 litri per l'Italia e a partire da 20 litri per tutta l'Europa. Ancora grazie per aver visto il video, un grosso abbraccio, spero che la ricetta vi piaccia, alla prossima dalla Cucina del Cuore. Ciao!